Buongiorno, oggi iniziamo con questa esercitazione sugli oscilloscopi digitali. Prima di fare questa esercitazione faremo due cose. La prima è una breve carrellata di alcuni oscilloscopi disponibili. Alcuni un po' più vecchiotti, altri un po' più moderni, per poi entrare nel dettaglio dell'illustrare il funzionamento, il pannello dello strumento che utilizzeremo per l'esercitazione. Qui che cosa abbiamo? Oscilloscopio analogico. Oscilloscopio analogico a due canali, una banda di 20 MHz con ovviamente uno schermo molto piccolino, schermo con tubo a raggi catodici, quindi tutto un po' vecchiotto. Questo strumento che ovviamente difficilmente si trova oramai sul mercato, però nelle aziende è ancora possibile trovare strumentazione del genere, perché ovviamente fin quando la strumentazione comprata da un'azienda assolve alle funzioni per cui è stato acquistato, nulla viene buttato. Quindi questo ovviamente fa parte un po', tra virgolette, del passato e non ne parliamo e non ne parleremo, non ne abbiamo neanche parlato a lezione per gli stessi motivi. Qui abbiamo una versione invece di oscilloscopi digitali non di ultima generazione, nemmeno di primissima generazione. Sono due oscilloscopi di due marche diverse. Questo è un oscilloscopio della Agilent, questo è un oscilloscopio della Tektronix, sono due marche di strumenti. Sono due oscilloscopi molto simili, nel senso che hanno entrambi una banda passante di 100 MHz. Sono degli strumenti dove, vedete qui, vediamo un aspetto importante. Vedete, questa è una banda dove c'è scritto banda a 100 MHz e sotto c'è la frequenza di campionamento che è 200 megasempulo al secondo. Questo proprio perché deve essere rispettato il criterio di Nyquist, dove la frequenza di campionamento deve essere almeno il doppio della banda del mio strumento. La banda del mio strumento viene definita sostanzialmente dal filtro anti-aliasing che abbiamo all'interno del sistema di condizionamento in ingresso. Qui invece abbiamo sempre uno strumento che ha una banda di 100 MHz, ma ha una frequenza di campionamento di 1,25 GSv al secondo, quindi è un po' di più rispetto a Nyquist, e questo è, diciamo, qualcosa che sta andando sempre più avanti, perché, come stavo detto, Nyquist è il minimo indispensabile per non fare aliasing, però poi vogliamo che un segnale a 100 MHz lo campioniamo con un certo numero di punti a periodo che sia abbastanza adeguato poi a visualizzarlo correttamente, almeno nel dominio del tempo. Bene, che altre differenze possiamo vedere su questi strumenti? Non li accendiamo perché poi vedremo nel dettaglio l'altro strumento. Questo strumento ha due canali, questo strumento invece ha quattro canali. Altre differenze fondamentali è che questo strumento in realtà è uno strumento più da campo, perché in realtà ha un pacco batterie dietro, quindi può essere utilizzato, qui dentro vanno inserite le batterie, e quindi può essere utilizzato anche in campo. Questo invece è solo uno strumento, diciamo, da banco. Poi i menu degli strumenti sono molto simili per tutti, abbiamo canale orizzontale, canale verticale, gestione del trigger, gestione delle misure, ma questo poi lo vedremo sullo strumento che utilizzeremo oggi. Qui abbiamo invece uno strumento diciamo abbastanza ultima generazione. È uno strumento con una frequenza di campionamento di 40 GSv al secondo e con una banda di 6 GHz. Qui ovviamente entriamo in uno strumento non solo di generazione un po' più moderna, dove questo comunque qualche annetto già ce l'ha, ma
ma innanzitutto è proprio questo, è uno oscilloscopio di fascia alta, no? Questi sono oscilloscopi di fascia bassa, questo è uno oscilloscopio di fascia alta con costi ovviamente nettamente maggiori. La filosofia, la tecnologia di questi strumenti inizia a essere un po' più avanzata. Ci sono delle feature, oltre che parliamo appunto di frequenze di campionamento e bande passanti molto alte, all'interno di questi strumenti ci sono addirittura c'è un vero e proprio PC, un personal computer con Windows a bordo, ed è possibile installare software anche proprietari, cioè software anche realizzati dall'utente, con cui elaborare in tempo reale le informazioni che vengono acquisite dal convertitore analogico digitale. Quindi oltre alle elaborazioni già implementate nel firmware dello strumento, è possibile anche fare delle elaborazioni più evolute. Ovviamente qui è possibile collegare mouse, tastiera, è un vero e proprio PC con tutta la parte poi di strumentazione a bordo. Ovviamente non parleremo di questo strumento e adesso ci spostiamo a vedere uno strumento sempre di ultima generazione di fascia bassa, che è quello che utilizzeremo per la nostra esercitazione. Ok, vediamo le stesse, più o meno le stesse caratteristiche che abbiamo visto per gli altri: banda passante 200 MHz, frequenza di campionamento 2 GSm al secondo, quindi 10 volte la banda, quindi Nyquist nettamente rispettato, e quindi sulla frequenza massima analizzabile con questo strumento possiamo prendere 10 punti a periodo, perché abbiamo una frequenza di campionamento che è il 10 volte la frequenza del massimo del segnale. Quali sono i innanzitutto, mettiamo in ingresso un segnale a questo strumento. Eccolo qua. La prima cosa che questo strumento fa qual è? È quella appunto di visualizzare. Qui adesso stiamo generando una sinusoide con un volt picco picco ed una frequenza di 1 kHz. Okay? La prima cosa che fa questo strumento, che è il motivo per cui è nato storicamente, è quello di permettere di visualizzare il segnale rispetto al tempo. E quindi qui abbiamo l'ampiezza del segnale rispetto a quest'asse dove c'è il tempo. Quali sono i blocchi fondamentali di questo strumento? Innanzitutto abbiamo gli ingressi. Questo è un oscilloscopio a due canali, e quindi abbiamo i due connettori d'ingresso, che sono BNC, come quelli che abbiamo già visto nella precedente esercitazione. Quindi prendiamo, in questo caso abbiamo connettore BNC sul generatore, connettore BNC sullo strumento, e quindi il cavo che utilizzeremo è un cavo come quello usato l'altra volta, ma invece quello dell'altra volta era un connettore BNC banana, qui abbiamo un connettore BNC-BNC. E quindi con questo strumento, con questo cavo, ci colleghiamo in ingresso al nostro strumento. Qui come al solito vediamo le tensioni di isolamento verso terra, che sono 300 volt in valore efficace, e vediamo l'impedenza d'ingresso, che è 1 megaohm con una capacità di 11 picofarad. Quali sono i blocchi fondamentali dello strumento, che si ripetono su tutti gli strumenti che abbiamo anche già visto? Abbiamo un blocco del canale verticale, in realtà abbiamo due canali verticali gemelli, uno per ogni canale d'ingresso. Abbiamo un blocco del canale orizzontale, abbiamo un blocco che gestisce il trigger, abbiamo un blocco che gestisce alcune funzioni dell'acquisizione e abbiamo un blocco di misura.
Poi abbiamo altre funzioni, tra virgolette, accessorie, che sono il salvataggio, stampa di file, di informazioni, di dati acquisiti e così via. Poi in realtà questo strumento è uno strumento che in realtà gestisce anche un generatore, cioè all'interno anche un generatore che però noi non utilizzeremo, quindi questo connettore qui è un connettore di generazione e questa parte qui gestisce la generazione di segnali semplici. Questa parte qui è una parte che serve, lo dico per chi ha fatto il corso del professore Betta, che ha fatto anche la parte di sonde, sono quei connettori che servono per la calibrazione della sonda, okay? Dove qui viene quindi generata un'onda quadra ad un kHz e viene fatta la compensazione della sonda per vedere se è sovracompensata o sottocompensata. Ovviamente si può fare anche generando la forma d'onda con un generatore, anche possiamo generare un'onda quadra con il generatore e fare la stessa cosa. Bene, entriamo un pochino nel dettaglio dei vari menu. Quindi innanzitutto i vari menu che facciamo, se premiamo il pulsantino si abilita il canale, quindi si abilita in ingresso, si abilita anche il menu di quel canale. Che cosa abbiamo? La prima cosa che abbiamo è il selettore di ingresso, il coupling, che può essere AC o DC, cioè accoppiamento alternato, accoppiamento continuo. Accoppiamento continuo significa, cioè accoppiamento diretto, significa che il segnale passa così com'è, accoppiamento alternato significa che il segnale passa all'interno di una capacità e quindi viene tolta qualunque componente continua sovrapposta. Abbiamo una possibilità di ulteriormente limitare la banda, abbiamo la possibilità di amplificare e attenuare il segnale sia in modalità, vedete, discreta, sia in modalità, abilitando questo menu fine, sia in modalità un pochino più fine, quindi possiamo amplificare. Qui cosa stiamo facendo? Stiamo variando il guadagno dell'amplificatore verticale. Okay. E possiamo visualizzare a pieno schermo il nostro segnale con un'indicazione sempre sul nostro schermo di qual è il valore di volt a divisione del nostro, della rappresentazione delle ampiezze del nostro segnale. Le divisioni sono questi quadratini in cui è diviso lo schermo, ne abbiamo 8 verticali e 10 orizzontali. E quindi qui abbiamo sempre l'indicazione, in qualunque impostazione ci mettiamo, del volt a division, okay? E quindi in questo modo possiamo eventualmente anche fare delle misure veloci e grossolane contando il numero di divisioni. Abbiamo poi la possibilità di andare ad impostare se mettiamo una sonda in ingresso, possiamo scegliere eventualmente qual è il rapporto di attenuazione della sonda, che può essere 2 a 1, 5 a 1, 10 a 1, eccetera, eccetera. In funzione del tipo di sonda che mettiamo in ingresso, possiamo selezionare il rapporto della sonda. Questo a che cosa serve? Semplicemente per avere già direttamente i risultati misurati direttamente, diciamo, a monte della sonda, già tenendo conto della conversione, dell'attenuazione della sonda. Noi ovviamente oggi non utilizzeremo sonde, utilizzeremo dei cavi che non hanno un rapporto di attenuazione, sono uno a uno e quindi lasciamo uno a uno. Bene, abbiamo poi la possibilità di spostare, vedete, questo segnale, cioè stiamo aggiungendo un offset al nostro segnale, possiamo spostarlo sullo schermo per permettere di eseguire al meglio alcune misure. Ok. Andiamo a vedere il canale orizzontale. Il canale orizzontale, se premiamo Horizont, si abilita il menu orizzontale. Menu orizzontale, dove che cosa abbiamo? Innanzitutto abbiamo la possibilità di scegliere se
fare una visualizzazione in modalità normal, cioè stiamo vedendo in modalità normale, ovvero il segnale rispetto al tempo. Oppure se per esempio ci sono altre modalità, dove per esempio c'è la modalità XY, che cos'è? È una modalità in cui vado a vedere sullo schermo un segnale rispetto all'altro. In particolare vedete qui abbiamo i due ingressi, dove abbiamo che un segnale sul canale 2 è il segnale sull'asse Y, sul canale 1 abbiamo il segnale sull'asse X, e quindi mettendo due segnali qui e impostando modalità XY noi vediamo il canale 2 rispetto al canale 1. Okay? Può essere utile per visualizzare alcune grandezze, ad esempio che so, il ciclo di steresi, posso mandare due segnali, uno proporzionale a B, uno proporzionale ad H, e visualizzare il ciclo di steresi sullo schermo. Quindi qui abbiamo le modalità di acquisizione. Come al solito anche qui possiamo variare il guadagno dell'amplificazione orizzontale sia in maniera grossolana sia in maniera fine, sempre premendo il tasto del menu fine, e anche qui abbiamo sempre la impostazione del time a division, cioè di quanti secondi vale ogni divisione dello schermo sull'asse orizzontale. Bene, anche qui possiamo scorrere nel tempo il nostro segnale, e stiamo sostanzialmente andando a scorrere il segnale all'interno della memoria. Okay? Benissimo. Cos'altro facciamo vedere di cose, descrizione dello strumento? Innanzitutto andiamo a vedere l'acquisizione. Acquisizione dove non so se il professore Betta l'ha fatto anche lui a lezione, io sicuramente l'ho fatto, non ho fatto le sonde ma ho fatto questo, che sono le diverse modalità di acquisizione: normal, peak detect, average e high resolution, ok? Che servono per evidenziare i picchi oppure ridurre il rumore sovrapposto al segnale. Poi abbiamo qui invece abbiamo, se vi ricordate, c'è il discorso sempre sul rumore orizzontale, c'è il discorso del trigger, che può essere pre-trigger, post-trigger, center, e in realtà può essere una qualunque percentuale. Cioè posso decidere che rispetto all'evento di trigger io posso scorrere la mia finestra di memoria come voglio. Dove la decido? La decido qui. In particolare qui io ho la possibilità di scegliere tra left, center e right. Vedete, quello che cambia se metto right, il riferimento di trigger è a destra, quindi sto prendendo tutto pre-trigger praticamente. Se metto left, il riferimento è qui e quindi sto prendendo sostanzialmente quasi tutto post trigger. Se metto center, il riferimento del trigger è qui e quindi sto prendendo 50% di pre trigger e 50% di post trigger. Andiamo quindi alla gestione del trigger. Menu del trigger, abilito il menu, si abilita il menu del trigger. Che cosa posso fare? Innanzitutto scelgo la tipologia di trigger. Noi abbiamo visto solo la tipologia di trigger di tipo age, cioè per attraversamento di una soglia definita con una certa pendenza, ma in realtà ci sono altre tipologie di trigger che servono per riuscire a triggerarsi su segnali un po' più complessi, che esulano ovviamente da questo corso di base. Dopodiché, quindi, lasciamo come tipologia di trigger il trigger di tipo age, possiamo scegliere la sorgente di trigger che vogliamo, quindi canale 1, canale 2, oppure possiamo scegliere una sorgente di trigger esterna che colleghiamo in un morsetto esterno che c'è dietro. Vedete, questo è l'external trigger. Lo strumento poi ha anche un trigger in, cioè possiamo in realtà sincronizzare l'acquisizione dello strumento con un trigger che viene da qui, oppure addirittura possiamo anche utilizzare lo stesso trigger per andare a sincronizzare un altro dispositivo in maniera tale da fare acquisizioni nello stesso istante.
Visto che abbiamo riportato la parte posteriore dello strumento, vediamo anche qui il solito interfacciamento tramite USB del nostro strumento, con cui è possibile collegarsi allo strumento e pilotarlo da remoto, sia per fare le misure, sia per prendere i dati e post-elaborarli in maniera alternativa. Quindi, menu di trigger, scegliamo la sorgente, scegliamo la pendenza tra positiva e negativa. Qua abbiamo delle possibilità di impostazioni sul display, quindi, ma queste sono tutte impostazioni, diciamo, non tecniche, sono più impostazioni di carattere luminosità dello schermo, eccetera, eccetera. Come questo strumento fa misure? Con questo strumento possiamo fare misure, la parte di visualizzazione del segnale è ok. Come questo strumento fa misure? Questo strumento fa misure, è possibile fare misure in tre modi. Il primo è semplicemente quello di contare le divisioni e moltiplicare per il volt a division se voglio fare misure di ampiezza e per il time a division se voglio fare misure di tempo. Ad esempio, in questo caso noi adesso cosa stiamo facendo? Stiamo generando un segnale di ampiezza 1 volt picco picco con frequenza 1 kHz e quindi ci dobbiamo aspettare che questo segnale abbia un periodo, frequenza 1 kHz, periodo 1 millisecondo. Infatti, se andiamo qui, noi abbiamo che il periodo del segnale che da qui a qui sono due divisioni, una, due, e noi siamo a 500 microsecondi a divisione, quindi 500 microsecondi per due divisioni è un millisecondo, che è appunto la frequenza di questo segnale. Per quanto riguarda l'ampiezza che abbiamo, siamo a 500 millivolt a divisione, quindi se contiamo le divisioni il picco picco è 1, 2, 3, 4, abbiamo 4 divisioni e quindi 500 millivolt per 4 fa 2 volte picco picco. Però noi qui abbiamo visto che siamo ad 1 volt picco picco, rimane lo stesso problema che abbiamo già visto con il multimetro di necessità di adattamento dell'impedenza, perché ovviamente questo oggetto, è scritto anche qui sullo strumento, ha un'impedenza ingresso di 1 megaohm. Perché? Perché accettando in ingresso tensioni deve evitare di andare a caricare il circuito in cui viene inserito e quindi ha un'impedenza ingresso molto alta. Quindi dobbiamo dire al nostro generatore, come già fatto per il multimetro, entrare nel menu e dire allo strumento di mettersi in alta impedenza, a 50 ohm mettiamo in alta impedenza e quindi lui sta dicendo che sto generando 2 volt picco picco, 2 volt picco picco, noi abbiamo misurato 2 volt picco picco, quindi ci troviamo. Questo è il primo modo con cui posso fare queste misure. Ovviamente è una misura un po' tra virgolette qualitativa ed era l'unico modo con cui era possibile fare misure per esempio con gli oscilloscopi analogici. Con gli oscilloscopi digitali ovviamente abbiamo diverse altre funzionalità e qui abbiamo il menu di misura. Che cosa abbiamo? Un'altra possibilità è quella di abilitare i cursori. Abbiamo a disposizione due coppie di cursori, premendo il pulsante cursor si abilita il menu dei cursori e sono apparsi due cursori verticali in questo caso. Abbiamo due coppie di cursori verticali e due coppie di cursori orizzontali. Con i cursori orizzontali facciamo misure di ampiezza, con i cursori verticali facciamo misure di tempo. Quindi, per esempio, se io voglio fare una misura di periodo di questo segnale, cosa faccio? Scelgo sorgente su cui voglio fare le misure, il canale 1. Dopodiché, cosa faccio? Seleziono il cursore 1 e lo vado a posizionare, per esempio, qui. Poi seleziono il cursore 2, lo vado a posizionare qui. Stiamo facendo adesso una misura molto qualitativa, poi vedremo come fare bene una misura. E lui ci dice che la nostra misura è, vedete, tra qui a qui ci dice il delta x, cioè il valore di tempo tra questo punto e questo punto, tra questo cursore e questo cursore, è un millisecondo.
ci dice anche che 1 su delta x è 1 kHz e quindi ci dice che in effetti noi stiamo generando un segnale ad 1 kHz, quindi il segnale che stiamo visualizzando ha una frequenza di 1 kHz. Possiamo invece abilitare i cursori verticali, orizzontali, scusate. Eccolo qua, per esempio possiamo misurare il picco picco, questo è il cursore 1, prendiamo il cursore 2, lo mettiamo qui e quindi a questo punto possiamo dire che il picco picco, cioè il valore tra questo punto e questo punto, tra questo cursore in questo punto, è delta y uguale a questo, adesso è settato in percentuale, quindi diciamo di mettersi in valore base, e a questo punto abbiamo che meno 2 volt semplicemente perché abbiamo messo un cursore sopra l'altro sotto. Se invertiamo i due cursori possiamo tranquillamente vederlo positivo. Mettiamo questo sopra, mettiamo questo sotto e abbiamo, perché lui fa y2 meno y1, quindi se mettiamo y2 sopra e y1 sotto viene positivo e quindi abbiamo più 2 volte. E questo è un altro modo per fare le misure, e questo in realtà è il modo migliore per fare le misure, con cui facciamo le misure più accurate possibili. Poi vedremo come fare bene una misura. L'altra possibilità, che è l'ultima, è quella del menu di misura. Quindi premiamo il comando measure, si seleziona il menu di misura e cosa accade? Accade che possiamo scegliere la sorgente su cui fare le misure, quindi canale 1 o canale 2 in questo caso, possiamo scegliere il tipo di misura che vogliamo sia nel dominio delle ampiezze che nel dominio del tempo. E quindi abbiamo una ampia scelta di misure, picco picco, valore massimo, valore minimo, ampiezza, top, base, overshot, pre-shot, valore efficace su n cicli, eccetera eccetera eccetera. Quindi abbiamo, queste sono 2000 ampiezze, e qui abbiamo invece periodo, frequenza, larghezza dell'impulso positivo, larghezza dell'impulso negativo, duty cycle e così via, tempo di salita, tempo di discesa, sfasamento e così via. E quindi in questo modo è possibile fare altre misure sullo strumento. Volevo farvi vedere solo un'ultima cosa, che era i discorsi legati un pochino al trigger, perché adesso noi che cosa stiamo facendo? Stiamo gestendo in maniera corretta il trigger, io ho già settato lo strumento per funzionare bene con il trigger. Se però io, cosa accade? Se io questo trigger lo faccio, vedete, questo qui è il livello di trigger che io sto scegliendo, togliamo un attimo i cursori che tanto non ci servono in questa fase. Questo è il livello di trigger, quindi io, vedete, adesso in questo momento sto messo a livello di trigger 0, pendenza avevamo scelto positiva, e quindi cosa sta accadendo? Sta accadendo che quando il livello di trigger che io ho scelto, il segnale passa sul livello di trigger che io ho scelto, che è questo, avviene l'evento di trigger. Infatti vedete, l'evento di trigger sta avvenendo qui, in questo punto, esattamente in questo punto. Se io sposto questo valore, vedete, il mio segnale si sposta, perché? Perché adesso l'evento di trigger sta avvenendo in questo punto qui, perché il livello di trigger che ho scelto è questo, la pendenza sempre positiva, infatti questo è il punto di trigger scelto, perché vi ricordo abbiamo scelto una modalità di gestione center, quindi l'evento di trigger metà segnale prima, metà segnale dopo. Che cosa accade se io non faccio avvenire l'evento di trigger? Qui adesso l'evento di trigger non potrà mai avvenire, perché questo segnale non passa mai su questo livello di trigger. Dice, io il segnale continuo a vederlo, in realtà no, cioè se io cambio questo segnale non me ne accorgo, cioè sto cambiando il mio segnale e non me ne sto accorgendo. Se faccio avvenire l'evento di trigger e cambio il mio segnale, io, vedete, vedo il segnale, sto cambiando la frequenza del mio segnale, vedo il segnale che cambia. Se io non faccio avvenire l'evento di trigger, io non vedo nulla. Perché? Perché non sta trasferendo lo strumento i valori dalla memoria di acquisizione alla memoria di visualizzazione, ma lui sta continuando ad acquisire.
Questo perché? Perché abbiamo scelto una gestione del trigger di tipo non qui, scusatemi. No, dov'era? Ah, ecco qua, cooling. Di tipo normal, cioè che accade che se avviene l'evento di trigger, avviene, viene generato l'impulso e viene gestita quindi la memoria. Altrimenti non accade. Invece, se metto trigger in auto, che cosa succede? Che anche se l'evento di trigger non accade, lo strumento automaticamente ogni tot tempo genera un evento di trigger, ma questo evento di trigger che viene generato non è sincrono con il mio segnale. Quindi che accade? Che io, poi casomai lo descriveremo e lo vedremo bene durante il commento a questa esercitazione, sostanzialmente io, non avendo una sincronizzazione tra il mio segnale e quello che visualizzo, visto che io questa visualizzazione non fa altro che ripercorrere gli stessi punti più volte, perché lo schermo si spegne dopo un po' di tempo, quindi io per vedere stabile il segnale lo ripercorro più volte. In questo caso, per vederlo stabile, che cosa deve accadere? Che devo ripercorrere sempre gli stessi punti, quindi deve essere sincronizzata la visualizzazione. Invece in questo caso che sta accadendo? Che avvenendo gli eventi di trigger in maniera asincrona rispetto al segnale, partono diverse forme d'onda in visualizzazione, che ognuna parte da un punto diverso, e quindi vedo tante forme d'onda che sono rappresentate sullo schermo. Poi nel commento all'esercitazione, casomai, vi faccio vedere con uno schermo, vi facciamo vedere bene il perché avviene questa operazione. Ultima cosa che vi faccio vedere è il discorso che diciamo della potenza di questo strumento nel momento in cui voglio vedere un evento transitorio. E cioè, mettiamoci in modalità normal. Adesso sta avvenendo l'evento di trigger. Ok, io adesso mi metto un attimo con un volto picco picco qui e scelgo un livello di trigger. Ok, questo è il mio segnale, qui sta avvenendo l'evento di trigger, quindi vedo il segnale, qui non sta più avvenendo l'evento di trigger perché questo segnale non passa più di questo. Ok, io che cosa voglio vedere? Voglio vedere cosa accade al segnale generato da questo strumento quando passo da un volt a due volt. Cosa accade durante questa fase di trasformazione del segnale da un'ampiezza a un volt a un'ampiezza a due volt? Se io mi metto in modalità di trigger normal, scusate, auto, che accade? Che io a un certo punto vedo il segnale che è diventato stabile. Quindi qua non lo vedo, vedo che non sta avvenendo l'evento di trigger, infatti lui mi dice sono in auto ma il trigger non sta avvenendo, passo a due volte e vedo poi il segnale stabile perché ci riscrivo su. Se io invece cosa faccio? Mi metto in modalità normal, okay. Metto il livello di trigger a questo livello che attualmente non sta avvenendo. E dopodiché dico allo strumento, guarda, dopo non continuare sempre a sovrascrivere e a visualizzare il segnale man mano che si aggiorna, ma fai un'acquisizione singola, cioè acquisisci una volta, riempi la memoria, mandamela in visualizzazione quando avviene l'evento di trigger e fermati. Lui adesso cosa sta facendo? Sta aspettando l'evento di trigger e sta continuando a scrivere nella memoria di acquisizione. Quando avviene l'evento di trigger, lui fa quello che deve fare in funzione di quello che abbiamo scelto. Noi in questo caso abbiamo scelto 50% di pre-trigger e 50% di post-trigger, quindi lui sta continuando a scrivere il pre-trigger. A un certo punto avviene l'evento di trigger, scrive nella memoria l'altra metà di acquisizione e manda tutto il pacchetto in visualizzazione e poi si ferma, quindi poi rimane in memoria. Faccio allora avvenire l'evento di trigger passando da un volt a due volt. E vedete quello che accade. Qui avevamo l'evento di trigger avvenuto qui, quando io sono passato sul livello di trigger, vedete questo è il livello di trigger, in questo istante è avvenuto l'evento di trigger, cioè quando questo segnale ha superato il livello di trigger scelto. Prima abbiamo il segnale che era di un volt picco picco, che noi non visualizzavamo, ma che lui stava continuando ad acquisire, e dopo abbiamo il segnale 2 volt picco picco, che è quello che è avvenuto dopo.
movimento di trigger. Durante, vedete che cosa accade a questo segnale? Non è un passaggio pulito e netto, c'è tutto un transitorio particolare, strano, che si innesca quando questo strumento passa da un volt a due volt. Una cosa del genere, senza una gestione corretta del trigger, senza le potenzialità di uno strumento del genere, non potremmo mai vederla. A questo punto, adesso iniziamo invece con la parte di misure e di esercitazione. Allora, iniziamo con la parte di esercitazione. La prima parte è sostanzialmente semplicemente una parte in cui si chiede di visualizzare. Allora, partiamo da un presupposto, che l'esercitazione, come anche alle altre esercitazioni, sono anche realizzate per mettere in evidenza le peculiarità dello strumento. Quindi questa in particolare, per tutta quella che è la prima parte di esercitazione, cioè in realtà dal punto 1 al punto 4 dell'esercitazione, è stata realizzata e ideata per cercare di mettere in evidenza alcuni aspetti dello strumento. Poi invece nella parte finale, nel punto 5, invece eseguiremo una misura di ampiezza con l'oscilloscopio. Poi invece le misure di quindi nei punti da 1 a 4 non eseguiremo misure, ma dovremo soltanto osservare e commentare quello che accade. Per quanto riguarda invece il punto 5, faremo misure di ampiezza. Le misure di tempo invece le faremo in una seconda esercitazione con l'oscilloscopio. Quindi l'obiettivo è fondamentalmente prendere dimestichezza con i vari menu e le varie impostazioni dello strumento e vedere alcune peculiarità dello strumento. In questa prima fase che cosa viene chiesto? Viene chiesto di generare una sinusoide e di visualizzarla, sinusoide con ampiezze diverse e frequenze diverse, e poi in alcuni casi viene chiesto di variare il livello di trigger per veder scorrere la forma d'onda. Un pochettino l'abbiamo già fatta questa cosa durante la fase di presentazione dello strumento. Allora, iniziamo. Frequenza 1 kHz, ampiezza 1 volt, quindi segnale sinusoidale, frequenza 1 kHz, ampiezza 1 volt picco picco. Ok? Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di visualizzare in maniera corretta questo segnale. Io vi dirò di più. Adesso faccio una cosa di questo tipo: ho il segnale ad 1 kHz, ampiezza 1 volt, e però lo metto in ingresso allo strumento e non vedo nulla. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che probabilmente le impostazioni dello strumento non sono adatte a visualizzare il segnale. Che cosa devo cercare di fare? Se il segnale di ampiezza 1 volt picco picco, devo scegliere un'ampiezza un guadagno dell'amplificatore verticale tale che mi faccia vedere bene un volt picco picco. Quindi 500 millivolt a divisione significa che noi vedremo un volt picco picco su due divisioni. Casomai posso anche amplificare un pochettino questa cosa, mettendomi a 200 millivolt a divisione, in maniera tale da vedere il nostro volt picco picco occupare 5 divisioni, in maniera tale che lo vediamo un pochettino più grande. E però non è questo il problema, vediamo, perché continuiamo a non vedere bene il segnale. Che cosa sta accadendo? Che questo segnale è un segnale con una frequenza di 1 kHz, quindi ha un periodo di 1 millisecondo. Quindi se vogliamo vedere un periodo o un paio di periodi di questo segnale, dobbiamo vedere su questa finestra occupato un tempo che sia dell'ordine di 2 millisecondi, 3 millisecondi, cioè ogni millisecondo è un periodo. Quindi se vedo 3 millisecondi, per esempio, visualizzerò 3 periodi. Io adesso sono a 2 nanosecondi a divisione. Quindi che sta accadendo? Che 10 divisioni sono 20 nanosecondi. Quindi io di un segnale che ha un periodo di 1 millisecondo ne sto vedendo una porzione molto 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 piccola, perché sto vedendo 20 nanosecondi di 1 millisecondo. E quindi sto vedendo una porzione piccolissima del periodo del mio segnale. Che cosa devo fare per visualizzarlo bene? Dovrò
variare il guadagno dell'amplificatore orizzontale in maniera tale da avere qui un'ampiezza del segnale di 1 millisecondo, 0,5 millisecondi, in maniera tale da avere qui, da visualizzare su 10 divisioni, se mettiamo qui 1 millisecondo per 10, siamo a 10 millisecondi e quindi dovremmo vedere circa 10 periodi del mio segnale. Quindi proviamo a fare questa operazione, quindi variamo il guadagno dell'amplificatore verticale fin quando non visualizziamo, vedete, iniziamo a vedere sempre una porzione sempre maggiore del mio segnale, adesso sono a 20 microsecondi a divisione, 50 microsecondi a divisione, 100 microsecondi a divisione, 200, portiamoci ad 1 millisecondo, vedete, 1 millisecondo a divisione significa che noi stiamo vedendo 10 millisecondi, perché è 1 millisecondo per 10 divisioni, 10 millisecondi, il periodo è 1 millisecondo, quindi stiamo vedendo 10 periodi del mio segnale. Quindi questo è un po' il modo in cui si ragiona per impostare correttamente i valori di ampiezza e guadagno dell'amplificatore orizzontale, guadagno dell'amplificatore verticale, per cercare di visualizzare in maniera corretta il segnale. Adesso ho messo a 200 microsecondi a divisione, in maniera tale che stiamo occupando 2 millisecondi e infatti stiamo visualizzando 2 periodi del mio segnale. Dopodiché possiamo cercare di amplificare, vedete, se amplifichiamo non ci riusciamo, cosa facciamo? Abilitiamo il menu fine e possiamo cercare di visualizzare questo segnale bello a pieno schermo sul canale, occupando tutto lo schermo sulla parte delle ampiezze, e poi ovviamente in funzione delle misure che dovranno essere fatte dovremmo in qualche modo cercare di modificare le impostazioni in maniera tale da far sì che le misure vengano fatte sfruttando al meglio il fondo scala, sia da un punto di vista delle ampiezze sia da un punto di vista del tempo. Bene, a questo punto che facciamo? Beh, variamo il nostro segnale, dice di portare l'ampiezza a 2,2 volt e quindi lasciamo la frequenza inalterata, portiamo a 2,2. Ovviamente adesso che dobbiamo fare per vedere bene questo segnale, che sta accadendo? Che ne stiamo vedendo sulla parte delle ampiezze una porzione più piccola, perché siamo con un valore di volta division che non permette sulle 8 divisioni di vedere 2,2 volt. Quindi che devo fare? Devo agire sul guadagno dell'amplificatore e fare in modo da far occupare, vedete, al mio segnale la porzione dello schermo. Adesso sono a, per esempio in questo modo, sono a 300 millivolt a divisione, 3 per 8, 24, sono 8 divisioni, quindi sto questa porzione di schermo sono 2,4 volt. Io ho un segnale a 2,2, infatti occupo quasi tutto lo schermo. Andiamo avanti, riportiamoci con un segnale ad di ampiezza 1 volt, eccolo qui, ma portiamo la frequenza a 12 Hz. Frequenza 12 Hz. Che sta accadendo? Beh, di nuovo abbiamo un segnale a 12 Hz, quindi abbiamo un periodo che è dell'ordine di circa 0,1 secondo. Noi qui stiamo vedendo 200 microsecondi a divisioni, che per 10 fa 2 millisecondi. 2 millisecondi, quindi noi di un segnale che è qualcosa che è intorno ai 200 millisecondi ne stiamo vedendo una porzione molto piccola, quindi di nuovo che dobbiamo fare? Dobbiamo agire sul guadagno dell'amplificatore per poterlo visualizzare, eccolo qua, ok? Adesso sono a 50 millisecondi a divisioni, per 10 sto visualizzando 500 millisecondi e quindi di questo segnale sto vedendo un certo numero di periodi. Perché questo ha un periodo di circa 100 millisecondi. Che cosa possiamo vedere qui? È un segnale con una frequenza molto bassa, e noi abbiamo detto che se noi vediamo questo segnale con un coupling in DC, mettiamoci con un valore di
senza un volto. Vedi, allora, questo segnale quanto occupa? Occupa 1, 2, 3, 4, 5 divisioni. 5 divisioni a 200 millivolt a divisione a 1 volt, e quindi ci troviamo. Che cosa accade se in questo caso metto un coupling in AC? Questo segnale si attenua. Si attenua e diventa più piccolo, cioè se provo a misurarlo, adesso prima era 5 divisioni, adesso abbiamo 1, 2, 3, meno di 4 divisioni. Che cosa è accaduto? Beh, è accaduto che mettendo in AC il coupling in AC fa passare il segnale in una capacità che si comporta come un filtro passa alto. Quindi è vero che blocca completamente la componente continua, perché alla componente continua offre un'impedenza infinita, ma anche alle frequenze basse offre un'impedenza alta. Quindi stiamo avendo un'attenuazione del segnale legata al filtro passa alto del coupling in AC. Quindi facciamo attenzione a fare misure di ampiezza di segnali a frequenze molto basse, perché sebbene continuiamo perché dobbiamo metterci assolutamente con il coupling in DC. Se ci mettiamo un coupling in AC potremmo sbagliare le misure di ampiezza. E qui abbiamo visto quest'altro aspetto e quest'altra peculiarità. Andiamo adesso invece ad un segnale molto banalmente di ampiezza 1 volt, quindi lasciamo l'ampiezza 1 volt, frequenza 140 kHz, e quindi 140 kHz. Di nuovo, che cosa accade? L'ampiezza non l'abbiamo cambiata, la vedevamo bene, la continuiamo a vedere adesso. Che cosa stiamo vedendo adesso? Beh, stiamo vedendo tanti periodi del mio segnale. Perché? Perché abbiamo una finestra che siamo a 50 millisecondi a divisione, quindi qui stiamo vedendo 500 millisecondi di tempo, ma un segnale a 140 kHz ha un periodo che è dell'ordine del centesimo di millisecondo, ancora più basso del centesimo di millisecondo. Quindi che succede? Che qui stiamo vedendo tanti periodi, tutti messi insieme e tutti raggruppati. Che cosa devo fare di nuovo? Devo semplicemente andare ad aprire questa finestra e a vedere, quindi devo variare il guadagno dell'amplificatore orizzontale. E man mano mi appaiono i periodi ed eccoci qua. Adesso siamo a 2 microsecondi a divisione, quindi qui stiamo vedendo 20 microsecondi, e quindi vediamo circa 3 periodi di questo segnale. Va bene, facciamo la stessa cosa con un segnale a 3 MHz. Quindi non cambiamo l'ampiezza, sinusoide a 3 MHz, quindi facciamo 3 MHz. Sinusoide a 3 MHz, ovviamente abbiamo aumentato la frequenza, quindi di nuovo vediamo molti periodi, perché abbiamo lasciato questa invariata. Zoomiamo di nuovo, variamo il guadagno dell'amplificatore orizzontale in maniera tale da vedere il segnale. Sinusoide a 3 MHz, sinusoide a 3 MHz che vediamo in maniera perfetta. Ok? Teniamo a mente questa sinusoide a 3 MHz che vediamo bene, perché dobbiamo poi faremo una cosa un po' diversa con un segnale diverso sempre a 3 MHz, e cercheremo di capire che cosa accade, perché accadrà qualcosa di un po' particolare. Va bene, a questo punto che cosa facciamo? Andiamo alla fase 2 di questa esercitazione. Dobbiamo generare un'onda quadra, quindi una forma d'onda non più sinusoidale ma un'onda quadra, con una frequenza 1 kHz, ampiezza 1 volt, senza offset anche in questo caso. Duty cycle 50%, il duty cycle è sostanzialmente la percentuale dell'ampiezza positiva rispetto a quella negativa. Mettiamo quindi questo segnale onda quadra di ampiezza con frequenza 1 kHz, okay. E con ampiezza 1 volt.
più disable 50%. Ok. Allora, il duty cycle che cos'è? È proprio il valore dell'ampiezza, della durata della parte positiva del segnale rispetto alla durata complessiva. Quindi è questo rispetto al periodo completo. Vede, se cambio il duty cycle, metto il duty cycle del 40%, questa porzione è il 40% del complessivo, okay? Quindi è la percentuale di questo rispetto al periodo. Adesso noi ci mettiamo con un duty cycle 50%, quindi questa parte qui è esattamente uguale a questa, perché è il 50% del periodo. Bene, abbiamo quindi un segnale ad onda quadra di frequenza 1 kHz con ampiezza 1 volt. Vado a vedere questo segnale, se per esempio mi metto a 200 millivolt a divisione, questo segnale occupa esattamente 5 divisioni, quindi diciamo, facendo una cosa a spanne 1, 2, 3, 4 e 5, mi trovo l'ampiezza cera, la frequenza di questo segnale, il segnale lo vedo bene perché ho zoomato bene il mio segnale, tutto perfetto, vedete il segnale lo vediamo benissimo, non ci sono problemi. Andiamo adesso a cambiare la frequenza di questo segnale e portiamo la frequenza di questo segnale a 3 MHz. Vediamo che cosa accade. Ovviamente che sta accadendo? Di nuovo stavamo vedendo una porzione molto grande di segnale, siamo a 500 microsecondi a divisione, quindi questi sono 5 millisecondi, no? 500 microsecondi per 10. Siamo a 5 millisecondi, ma abbiamo messo un segnale a 3 MHz, quindi questo è un segnale che ha un periodo di circa 0,33 microsecondi. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a, per vedere un periodo ci dobbiamo mettere a circa 0,33 microsecondi, ne stiamo vedendo 5 millisecondi, quindi stiamo vedendo tanti periodi del segnale, quindi di nuovo che faccio? Vado sostanzialmente ad aprire questa finestra, a zoomare, variando il guadagno, scusate, vado a zoomare in questo modo, ecco. Ok. Che cosa vedo? Vedo che onda quadra ad 1 kHz e vedevo perfettamente un'onda quadra. Onda quadra a 3 MHz e non vedo più un'onda quadra. Facciamo una cosa, aumentiamo ulteriormente la frequenza e vediamo che cosa accade. Quindi io vado qui e man mano aumento di kHz in kHz fino ad arrivare alla frequenza massima di generazione di questo generatore, che è 15 MHz. Quindi vado avanti, 4, 5, guardate il segnale. Cosa sta accadendo al segnale? Si sta deformando sempre di più e sta sempre di più andando ad assomigliare quasi ad una sinusoide, guardate. Qui adesso a 15 MHz e diciamo, assomiglia molto più ad una sinusoide che non ad un'onda quadra. Allora, quello di cui vi posso assicurare è che questo generatore sta generando una forma d'onda quadra a 15 MHz perfetta, okay? Perché è nelle sue capacità, okay? Nelle sue caratteristiche e specifiche, lui è capace di generare un'onda quadra a 15 MHz. Il problema quindi è da ascrivere all'oscilloscopio. Allora, qual è il problema nell'oscilloscopio? Il problema dell'oscilloscopio è il seguente, e cioè l'onda quadra è una forma d'onda che è una forma d'onda a banda illimitata, cioè significa che se ne facciamo lo sviluppo in serie di Fourier è composto da infinite sinusoidi, dalla somma di infinite sinusoidi. Quindi per poter vedere correttamente questo segnale noi dobbiamo avere un oscilloscopio che sia capace di campionare a due volte infinito. Che accade però? Accade che le
quelle che si chiamano armoniche di ordine superiore, cioè tutte le frequenze che compongono lo sviluppo in serie di Fourier del segnale, hanno un'ampiezza che man mano che aumenta la frequenza diminuisce l'ampiezza di questo segnale. Quindi che accade? Che se perdo quelle in altissima frequenza non è un grosso problema, non vado, perché sono di ampiezza molto bassa e quindi non vado a in qualche modo a rovinare troppo il mio segnale. Ma nel momento in cui io invece perdo delle frequenze importanti, cioè delle frequenze che non sono troppo alte, iniziamo ad avere problemi. E infatti, che cosa accade per esempio a 15 MHz? Partiamo dall'altro presupposto. Oltre ad essere un segnale a banda illimitata, l'onda quadra è un segnale, si chiama dispari. Perché? Perché ha solo armoniche dispari, cioè le frequenze che compongono il segnale sono solo le multiple intere dispari della fondamentale. Quindi se noi abbiamo 15 MHz significa che questo segnale è composto da 15 MHz, poi la 30 MHz non c'è perché è pari, perché è 2 per 15, ha 45 MHz che è 3 per 15, la quarta non c'è, c'è la quinta che è già 75 MHz e così via. Quindi che accade? Che già basta che noi arriviamo alla decima armonica, alla undicesima, perché abbiamo quelle dispari, abbiamo detto, alla undicesima siamo a 150 più 15, siamo a 165 MHz. E la 165 MHz, che è la undicesima frequenza che compone questo segnale, e tenete conto di arrivare a infinito, è una frequenza che già inizia a essere cosa? Inizia a essere molto vicino a quale parametro di questo oscilloscopio? Alla banda passante, che abbiamo visto all'inizio essere 200 MHz, cioè questo oscilloscopio ha un filtro anti-aliasing fissato a 200 MHz, proprio per evitare per questa tipologia di segnali di commettere aliasing. Però il contraltare qual è? Che poi se ho un segnale che ha un contenuto in frequenza più alto, tutto quello che è sopra 200 MHz, tenendo conto del filtro reale che non è perfettamente tutto, che tutto quello dopo 200 MHz è nullo, però ci sarà una fase di transizione del filtro, ma comunque noi diciamo che intorno ai 250 MHz non vediamo più niente. Quindi tutte le frequenze che compongono questo segnale sopra i 200 MHz, 250 MHz, noi non le vediamo. Quindi di un segnale che è composto da infinite sinusoidi noi stiamo vedendo solo le prime 15-20 sinusoidi, e ovviamente queste prime 15-20 sinusoidi messe insieme danno questo segnale, non danno il segnale onda quadra, che invece sarebbe composto da infinite. Quindi questo è un limite legato alla banda. Che cosa dovrei fare per vedere bene questo segnale? Dovrei utilizzare un oscilloscopio con una banda passante molto più alta, che però ovviamente dovrebbe avere una frequenza di campionamento molto più alta e quindi dovrebbe avere diciamo delle potenzialità maggiori. Cosa dovrei usare? Ad esempio potrei utilizzare questo strumento che ha una banda passante, abbiamo visto, di 6 GHz con una frequenza di campionamento di 40 gigasempoli al secondo. Con uno strumento del genere potremmo questo segnale vederlo ad onda quadra perfettamente sullo strumento. Okay? Quindi questa è una delle caratteristiche metrologiche dello strumento che vanno tenute in debita considerazione per evitare di commettere errori. Cioè, se io non tengo conto del fatto, perché io adesso immaginate che questo oggetto io non lo conosco, io non lo so che cosa, sto prendendo un segnale e voglio vedere che tipo di segnale è. Devo essere cosciente che se sto vedendo questo segnale è tutto quello che c'è di questo segnale all'interno dei 200 MHz. Se questo segnale ha qualcosa che è oltre i 200 MHz, io comunque non lo sto vedendo. Okay? Va bene, vediamo un altro aspetto. Ritorniamo a 1 kHz come frequenza di campionamento, come frequenza di generazione di questo segnale. Quindi portiamoci con una frequenza di 1 kHz. Ampiezza sempre 1 volt, duty cycle sempre 50%. Ovviamente adesso dobbiamo ricambiare il guadagno dell'amplificazione.
così vediamo correttamente il nostro segnale. Bene, oh, giusto così è anche sempre per, se noi in realtà zoomiamo questo segnale, no? In questa zona qui, vedete che neanche questo è un'onda quadra perfetta. Perché? Perché anche questo segnale qui in realtà non ci stiamo prendendo tutto, ci stiamo prendendo una parte, però ovviamente qui ci stiamo prendendo la maggior parte delle armoniche che compongono questo segnale, e quindi qui lo vediamo comunque bene, abbastanza bene, capiamo quantomeno che è un'onda quadra. Però anche questo in realtà non lo stiamo prendendo perfetto. Però adesso vogliamo vedere un'altra cosa, quindi frequenza 1 kHz, ampiezza 1 volt, duty cycle 20%, quindi ci mettiamo con un duty cycle al 20%. E che cosa abbiamo visto? Che mettendo il duty cycle al 20% questo segnale si è spostato verso l'alto. Che cosa accade se cambiamo il coupling da AC in DC? Se lo metto in DC il segnale, vedete, è perfettamente rispetto allo zero, è perfettamente, diciamo, simmetrico rispetto allo zero. Se invece metto il coupling in AC, il segnale si sposta verso l'alto. Perché si sposta verso l'alto? Perché mettendo in AC noi stiamo togliendo le componenti continue e lui tende quindi a far vedere il segnale a valor medio nullo. E infatti che accade? Che si sposta in alto per fare cosa? Per fare in modo che questo rettangolino qui, tra 0 e qui, questo rettangolino qui, l'area di questo rettangolino qui è praticamente uguale all'area di questo rettangolino qui. Questo valore qui è proprio il valore medio nullo di questo segnale, ok? Quindi ovviamente bisogna, giusto sempre anche questo, per tener conto del fatto dell'utilizzo del coupling in funzione di quello che vogliamo misurare. Ok. Vediamo un'altra cosa ancora, generiamo un segnale continuo. Generiamo un segnale continuo, potremmo generarlo con un alimentatore. In realtà questo strumento, questo generatore di forme d'onda arbitrarie, è capace anche di generare segnali continui. Basta semplicemente tenere premuto il tasto e lui va in funzione di generazione continua. La traccia cosa dice? Dice, guarda, collegare l'alimentatore, in questo caso questo sta funzionando come se fosse un alimentatore, all'oscilloscopio, e visualizzare al meglio la tensione impostando diversi valori di tensione, 0,5 volt, 3 volt e 10 volt. Quindi iniziamo con un 0,5 volt. Bene, quello che vedo è che non sto vedendo nulla sullo strumento. Allora, quindi dobbiamo fare qualche ragionamento per cercare di capire come sia possibile visualizzare un segnale continuo. Allora, la prima cosa che dobbiamo capire qual è che se vogliamo visualizzare un segnale continuo non possiamo stare con il coupling in AC, perché se siamo con il coupling in AC il segnale continuo non passa e quindi non lo vedremo mai. Quindi dovrò mettermi con il coupling in DC. Però pure se mi metto con il coupling in DC continuo a non vedere nulla. Che cosa vedo? Lo strumento che cosa ancora mi sta dicendo? Se vado qui, lui sta qui e lampeggia e dice guarda che c'ho un problema con il trigger. Perché? Perché noi abbiamo scelto un livello di trigger, vedete che è questo, okay? Ma questo segnale continuo, ma in generale qualunque segnale continuo, quant'è che passerà su questo livello di trigger con una certa pendenza? Noi abbiamo scelto, vedete, sorgente del segnale di trigger, il canale 1, pendenza positiva. Ma quando è che un segnale continuo passa su un livello continuo? Sono due rette parallele, non si incontrano mai, quindi l'evento di trigger non avverrà mai. E quindi io non riuscirò a visualizzarlo, in particolar modo se ho messo il mio trigger in modalità normal, dove quindi non avviene un evento di trigger ogni tot tempo. E quindi lui che cosa sta facendo? Sta aspettando l'evento di trigger non avviene, quindi lui non mi fa vedere nulla. Adesso quello che sto vedendo qua è il transitorio, ma se io pulisco la memoria,
io non vedo nulla, cioè sto acquisendo, ma lui non sta trasferendo nulla alla memoria. Perché? Perché non sta avvenendo l'evento di trigger. Allora, cosa posso fare per visualizzare questo segnale? Una prima possibilità è quella che mi metto con modalità auto di trigger. Perché? Perché se metto in modalità auto, che accade? Accade che ogni tanto lo strumento genera un evento di trigger e quindi permette di visualizzare il segnale. Perché lo vedo stabile? Perché questo è un segnale costante, quindi la sincronizzazione rispetto al segnale non è un problema, perché è costante, in qualunque istante lo riproietto sullo schermo, non ci sono problemi. E quindi in questo modo è una possibilità. L'altra possibilità ovviamente è che mi metto in modalità normal, ma scelgo una sorgente di trigger diverso, cioè non scelgo questa come sorgente di trigger, per esempio scelgo la linea di alimentazione, e comunque vedete, riesco a vedere, perché ogni tanto avviene un evento di trigger, avviene con il segnale che viene utilizzato per alimentare lo strumento, e quindi riesco comunque a visualizzare il mio segnale. Ovviamente nel momento in cui io lo visualizzo, o perché mi metto in auto trigger, o perché scelgo una sorgente ovviamente diversa da questo segnale che non potrebbe mai far avvenire un evento di trigger, che accade? Accade che se faccio la stupidaggine di mettermi con Kubling in AC, io il segnale non lo vedo. Ok? Devo quindi sempre, mi raccomando, mettermi in DC se voglio vedere dei segnali continui nel tempo. Quindi due cose: se sono segnali continui devo A, mettermi in DC per poterli vedere, B, devo far avvenire in qualche modo un evento di trigger che non può essere sincronizzato, cioè non può essere generato dallo stesso segnale continuo. Poi dopodiché, fatto ciò, io posso come al solito amplificare un po' il segnale, ridurlo e vedo il segnale sul mio schermo, pieno schermo mio. Posso poi, se facciamo variare la tensione, ci tocchiamo a 3 volt. Adesso il segnale, in realtà stiamo vedendo una porzione di ampiezza più piccola, perché siamo a 450 mV di visione. Il segnale invece a 3 volt sta praticamente qui su. Che faccio? Vario il guadagno dell'amplificatore ed ecco il mio segnale. Ok. Siamo circa 1,5 volte a divisione, sono due divisioni tra qui e qui, quindi sono circa 3 volte. Stessa cosa se mi porto a 10 volte, ok, faccio lo stesso discorso, scusatemi, eccoci qua, 5 volte a divisione, 2 divisioni, e vediamo così. Bene, a questo punto adesso abbiamo finito la parte di illustrazione delle funzioni e delle peculiarità dello strumento, e andremo a fare adesso una misura di ampiezza, in particolare una misura di tensione picco picco con offset. Partire. Bene, allora adesso facciamo la prima misura effettiva fatta con l'oscilloscopio. Abbiamo visto prima nella descrizione del menu quali erano le possibilità di fare misure. Abbiamo detto che la migliore possibilità di fare misure è quella con i cursori. Perché con i cursori possiamo fare un posizionamento certosino dei cursori rispetto alle grandezze che vogliamo misurare, il costruttore ci fornisce le specifiche di precisione delle misure eseguite sia nel dominio del tempo che nel dominio delle ampiezze. Questo è un estratto delle specifiche del costruttore di questo strumento, diciamo innanzitutto una cosa: se faccio misure guardando e contando le divisioni, no, la prima modalità, con quel tipo di modalità l'incertezza di misura
è sì in parte legata allo strumento, ma fondamentalmente la gran parte di incertezze e misure è legata alla risoluzione visiva nostra di come riusciamo a contare le divisioni ed eventualmente le tacchette, che sarebbero queste tacchette ancora un po' più piccole con cui vengono divise le divisioni, e dire guarda, questo segnale è 3 tacchette, 2 divisioni e 3 tacchette e così via. C'è però un problema di risoluzione visiva della nostra capacità di apprezzare dei valori sullo strumento. È come se fosse una misura su uno strumento analogico per certi versi. Quella con i cursori invece è una misura dove il costruttore può fornire delle specifiche. Quella sulle misure invece che abbiamo visto utilizzando il comando measure, dove si eseguono misure in modalità automatica, cioè lo strumento con il microprocessore preleva i campioni acquisiti e applica degli algoritmi di elaborazione che permettono di calcolare le diverse grandezze di interesse. Nel momento in cui c'è un algoritmo dietro, gli algoritmi poi sono tipicamente proprietari, questi algoritmi prendono i singoli campioni acquisiti e li processano, e quindi bisognerebbe applicare una sorta di legge di propagazione di incertezza che tenga conto dell'incertezza sulla conoscenza del singolo punto e poi di come questi singoli punti vengono messi insieme per determinare la grandezza che vogliamo ottenere. Immaginate per esempio un valore efficace, c'è tutta un'elaborazione di un certo numero di punti che vengono elevati al quadrato, sommati sotto radice quadrata, eccetera, eccetera, e diviso rispetto al tempo. Quindi c'è un'elaborazione complessa dietro, e elaborazione che ovviamente è proprietaria del costruttore e rispetto al quale il costruttore non fornisce indicazioni rispetto alle incertezze, né noi possiamo farlo perché non sappiamo l'algoritmo che loro hanno utilizzato. Quindi sostanzialmente le specifiche di precisione del costruttore sono fornite solo ed esclusivamente per l'utilizzo dei cursori. Fa una distinzione tra una misura utilizzando un solo cursore, adesso per il momento vedremo solo le misure di ampiezza, e le misure di ampiezza come si possono fare? Immaginate per esempio una sinusoide, possiamo decidere di fare la misura del valore di picco, quindi rispetto allo zero, oppure, e quindi utilizzando un solo cursore, oppure fare una misura tra due cursori, e quindi per esempio fare una misura di picco picco. Allora, se utilizzo due cursori, l'incertezza è legata al posizionamento dei due cursori. Se utilizzo un solo cursore, l'incertezza è legata al posizionamento del cursore rispetto al posizionamento del reference e quindi dell'offset del mio oscilloscopio. E quindi qui, se vedete, ci sono queste due possibilità. Con il single cursor che cosa abbiamo? Abbiamo che l'accuratezza è più o meno DC vertical gain accuracy, che adesso vediamo cos'è, più DC vertical offset accuracy, che appunto è l'accuratezza legata all'offset non del segnale ma dell'offset che noi posizioniamo sullo strumento agendo sul position, e più una parte fissa legata alla risoluzione, che è lo 0,5% del fondo scala. Nel caso in cui invece facciamo una misura su più cursori, su due cursori, scompare tutto uguale, solo che scompare il termine DC vertical offset accuracy, perché adesso io non utilizzo più il riferimento dell'offset per fare la misura, ma faccio la misura direttamente tra i due cursori, disinteressandomi del valore dell'offset. Però viene aumentato il valore legato alla risoluzione, per tener conto che io sostanzialmente sto facendo una misura su due cursori e su ognuno di questi commetto un errore di risoluzione, un'incertezza legata alla risoluzione, e quindi viene raddoppiato la parte di incertezza legata alla risoluzione. Quest'altra parte qui invece, il DC vertical gain accuracy, non è altro che, lo vediamo qui, DC vertical gain accuracy,
eccola qua, e praticamente anche questa è una percentuale del fondo scala, è il più o meno 3% del fondo scala nel caso in cui abbiamo un'impostazione maggiore di 10 mV a division, oppure è più o meno 4% del fondo scala nel caso in cui invece siamo un volt a division inferiore a 10 mV a division. Per quanto riguarda invece il DC Vertical Offset Accuracy legata alle misure con un solo cursore, questo è pari a, c'è una parte fissa che è legata a valore di una divisione, di 0,1 divisione, quindi 0,1 divisione, più o meno 2 millivolt, sempre fisso, più o meno una parte invece che è percentuale, in particolare l'1%, del valore di offset che ho settato, okay? Di questo valore qui, che è il valore di offset che io sto settando. Fondamentalmente quindi nelle misure fatte con due cursori che cosa mi serve? Mi serve fondamentalmente di conoscere il valore del fondo scala. Il valore del fondo scala, perché è tutto percentuale del fondo scala, il valore del fondo scala quanto vale? Vale il numero di millivolt a divisione che leggo qui moltiplicato per 8, che sono le 8 divisioni del nostro schermo. Quindi con questa informazione, quindi quello che dobbiamo prelevare come informazione fondamentale è quella dei volt a division che abbiamo utilizzato per fare la misura. Con questa informazione riusciamo a calcolare tutte le incertezze legate alle misure fatte con due cursori. Se facciamo la misura con un solo cursore rispetto all'offset, dobbiamo prelevare come informazione aggiuntiva anche il valore di offset che abbiamo impostato sul nostro segnale. Questo valore qua lo preleviamo perché dobbiamo andare a calcolare l'1% di questo valore. In questo modo calcoliamo l'incertezza. Quindi abbiamo detto quello che ci serve per calcolare l'incertezza è questo numeretto qui, se facciamo due cursori, questo numeretto più questo numeretto se facciamo le misure con un solo cursore. Andiamo a fare la parte di misura. Che cosa viene chiesto nella traccia? Viene chiesto di fare una collegare il generatore all'oscilloscopio e impostare questo tipo di segnale, un segnale con una frequenza sinusoidale con frequenza di 28 kHz, ampiezza di 1,8 volt, offset di 0,3 volt. Quindi è un segnale sinusoidale con un offset. Cosa viene chiesto di misurare? Viene chiesto di misurare la tensione di picco, viene chiesto di misurare la frequenza e la tensione di offset. Allora andiamo a ovviamente viene chiesto di calcolare l'incertezza su ognuna di queste misure. Andiamo allora innanzitutto a settare il generatore per generare questo segnale. Abbiamo detto segnale sinusoidale con una frequenza di 28 kHz con una ampiezza di 1,8 volt di picco, quindi 3,6 volt picco. Ok, dobbiamo inserire un offset di 300 mV. Ok, abbiamo generato il segnale che vogliamo, quindi 28 kHz, 3,6 volt picco, 300 mV di offset. Andiamo sul nostro strumento. Dobbiamo innanzitutto regolare un pochettino le impostazioni dello strumento per vedere correttamente questo segnale. Cosa vedo? Beh, vedo innanzitutto questo segnale un po' spostato verso l'alto, sto vedendo tanti periodi del mio segnale e forse anche l'ampiezza è troppo alta, quindi proviamo un pochettino a regolare, riduciamo un po' l'ampiezza, ok, togliamo questo offset aggiuntivo, ok, dopodiché dobbiamo lavorare sul tempo per cercare di vedere il nostro. Vediamo che c'è un problema, in realtà lui dice il trigger sta avvenendo correttamente, ma io non vedo bene il mio segnale, ma mi rendo conto che è un problema di sincronismo
tra i segnali di trigger e la visualizzazione. Questo perché? Perché nella parte precedente dell'esercitazione che abbiamo fatto avevamo impostato come sorgente di trigger line, quindi lui sta prendendo la sorgente di trigger della tensione di alimentazione, che è una tensione a 50 Hz più o meno qualcosa, potrebbe anche essere 49,9, e questa tensione non è una multipla intera di 28 kHz, quindi non essendo multipla intera di 28 kHz, questi eventi di trigger non sono perfettamente sincronizzati con un particolare punto della 28 kHz, e quindi vediamo di nuovo questo scorrimento. Come risolviamo il problema? Semplicemente, per esempio, mettendoci sul segnale che stiamo visualizzando, su cui vogliamo fare le misure. Sta avvenendo adesso l'evento di trigger, il segnale è bello stabile, lo visualizziamo. Bene. È un segnale con offset, quindi che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che se variamo il coupling dovremmo vedere questo segnale che si sposta, perché c'è un offset, in DC c'è l'offset, quindi vedremo questo segnale un po' più spostato in alto. Se metto in AC tolgo l'offset e quindi vedo il segnale che si sposta un po' verso il basso, perché sto togliendo l'offset. Allora, la prima cosa che ci viene chiesto è di misurare il valore di picco. Il valore di picco di questa sinusoide è un valore senza l'offset, quindi che devo fare? Mi devo mettere in AC e dovrò misurare questa tensione tra lo 0 e il valore di picco. Quindi che faccio? Coupling in AC, position a 0. Devo misurare la tensione tra questo punto e questo punto. Ovviamente che cosa? Con l'oscilloscopio, come per tutti gli altri strumenti, abbiamo fino adesso visto il multimetro numerico, dobbiamo cercare per quanto possibile di fare le misure a fondo scala, cioè dobbiamo cercare di sfruttare al meglio il fondo scala del mio convertitore analogico digitale. Il fondo scala, abbiamo detto, è questo. Se io faccio la misura su una parte così piccola, sto sfruttando di meno della metà, circa un quarto della risoluzione del mio strumento per fare questa misura, il che non va bene. Quindi cosa devo fare? Devo cercare di giocare un pochettino sul mio strumento, sul mio oscilloscopio, in maniera tale da cercare di far visualizzare la parte che io voglio misurare e far visualizzare questa parte occupando quanto più possibile il fondo scala dello strumento. Quindi una prima possibilità qual è? È quella che amplifico questo segnale, in questo modo sto facendo occupare alla parte che io voglio misurare metà del fondo scala, ma posso forse fare qualcosa in più. Cosa posso fare? Posso spostare un pochettino la position in bassa, vedete? Quindi aggiungo un offset al mio segnale, sposto la position in basso. Per esempio potrei metterla qui, così sono sicuro di vedere in che posizione sta. Dopodiché vado ancora ad amplificare. In questo modo sostanzialmente sto occupando quasi tutto il fondo scala del mio strumento con la grandezza che voglio misurare. A questo punto che cosa faccio? Molto semplicemente abilito i cursori, ho bisogno dei cursori orizzontali perché voglio fare misure di ampiezza, e io cosa voglio misurare? Voglio misurare l'ampiezza che va tra questo punto, che è la position, e questo punto. Quindi cosa farò? Prenderò il primo cursore e lo metterò esattamente qui, prenderò il secondo cursore e lo andrò a mettere. A questo punto io sto misurando l'ampiezza che va tra questo cursore, che è la tensione di picco di questo segnale sinusoidale, sfruttando al meglio il fondo scala dello strumento. Vado qui e lui mi dice: guarda che questa tensione è 1,78 volt. E più o meno ci troviamo, perché noi dobbiamo avere un valore di picco di 1,8, ok? 1,78 volt. Per poter calcolare l'incertezza, che cosa dobbiamo fare? Abbiamo detto, ci dobbiamo prendere due parametri. Uno è
il volt a division, che è 260 millivolt a divisione, e l'altro è il valore dell'offset che abbiamo posizionato. Quindi se io muovo un pochettino il cursore, mi rendo conto che questa misura io l'ho fatta con un offset di 780 millivolt. Ovviamente qui adesso che cosa abbiamo? Guardiamo una cosa, che noi abbiamo sia il delta Y tra il cursore 2 e il cursore 1, ma abbiamo anche il valore assunto dal cursore 2 rispetto alla position che abbiamo scelto, che è questa. Infatti ci dice, guarda, che il cursore 1 è posizionato a 0, perché per lui questo è lo 0 volt adesso, ok? E il cursore 2 è a 1,78, eccetera, che è lo stesso valore. Quindi io adesso potrei o prendere questo valore e calcolare l'incertezza immaginando un single cursore a chiusi e quindi utilizzando solo il valore di questo cursore rispetto alla position, e a quel punto mi serve appunto questo valore e mi serve il valore della position, questo. Oppure dico che questa misura l'ho fatta con il dual cursor accuracy, quindi utilizzando i due cursori, mi prendo questo valore e calcolo l'incertezza solo considerando questo, perché la parte di offset non devo considerarla. E probabilmente questo è il modo migliore per fare questa cosa, perché se poi vi fate quattro conticini vi uscirà un'incertezza che è più bassa. Bene. A questo punto che cosa facciamo? Passiamo alla seconda misura. Dobbiamo fare una misura di offset. La misura di offset è una misura non proprio banale tra le misure da fare. Perché? Perché sostanzialmente dobbiamo fare una la misura di una della porzione di segnale. Rimettiamo un attimo il segnale in posizione centrale, così togliamo per il momento un attimo i cursori. Sostanzialmente quello che dobbiamo misurare è lo spostamento di questo segnale tra questo e questo. Qual è una possibilità che potremmo portare avanti? Quella di dire, va bene, io mi misuro tra questo punto e questo punto, quindi mi misuro il valore di picco senza l'offset, quindi in AC, poi misuro il valore di picco in DC, quindi considerando anche l'offset, e poi faccio la differenza. Però questo è, l'abbiamo visto con qualche esercizio anche durante le esercitazioni teoriche, che le misure di differenza, poi l'incertezza sulle misure di differenza diventano molto alte relativamente quando faccio differenze di grandezze più o meno dello stesso ordine di grandezza. E quindi questa è una misura che andrebbe assolutamente evitata, oltre al fatto che questa misura presuppone che, come alzo anche in questo caso, che io non sfrutti così bene il fondo scala dello strumento, perché la porzione di misura che voglio fare occupa una porzione molto piccola dello schermo. Allora, cosa faccio? Cerco di adoperarmi per fare qualcosa di diverso. Sicuramente dovrò sfruttare il coupling per poter, diciamo, spostare il mio segnale, perché la parte di segnale che mi interessa è proprio quella tra AC e DC. Cosa faccio? Cerco di fare in modo che questo segnale, invece di fare la misura del valore di picco, vado a misurare proprio direttamente lo spostamento di questo picco, di quanto si sposta. Quindi cosa faccio? Mi posiziono questo valore in un punto noto, per esempio questo, zoom un pochettino e amplifico questo mio segnale, e me lo porto per esempio in questo punto qui, che è un punto noto. Ok? Qui sono in DC, quindi in DC, quindi poi dopo diventa più piccolo. Quindi ce lo mettiamo, per esempio, qui. Ok? Questo è il segnale con l'offset. Quando tolgo l'offset, il segnale se ne va in basso. Ok? Potrei provare a fare di meglio, cercando di amplificare di più, però non riesco perché probabilmente lo strumento cambia impedenza d'ingresso e quindi cambia notevolmente l'ampiezza del segnale. Quindi lasciamo
l'impostazione in questo modo, e noi vogliamo, siamo interessati a misurare questa grandezza. Però cosa abbiamo fatto adesso? Abbiamo cercato di zoomare solo sulla parte che ci interessa, cercando di farli occupare quanto più possibile il fondo scala del mio strumento. Cosa devo fare adesso? Devo misurarla, quindi cosa faccio? Prendo i cursori, posiziono un cursore sul punto in DC, quindi con il cubo in DC, poi mi metto in AC, lascio questo cursore dov'è, prendo l'altro cursore, e lo vado a posizionare nel punto in AC. Quindi sostanzialmente, vedete, i due cursori sono posizionati uno sul valore con off di questo picco con l'offset, uno sul valore di questo picco senza offset. Questo è proprio quello che noi vogliamo misurare, il nostro offset. Quanto vale delta Y uguale a 309,75 mV. Qual è il volt a divisione che abbiamo usato? 210 mV a divisione. Quindi cosa abbiamo, siamo riusciti a fare? Siamo riusciti a misurare direttamente la grandezza che volevamo misurare, sfruttando il più possibile il fondo scala del nostro strumento. Bene. A questo punto dobbiamo fare anche una misura di frequenza, quindi dobbiamo vedere anche le specifiche sul canale orizzontale delle misure. Quindi sul canale orizzontale, anche per il canale orizzontale ovviamente valgono le stesse considerazioni che abbiamo fatto prima, l'incertezza, le specifiche precisioni il costruttore le fornisce solo ed esclusivamente nelle misure fatte con i cursori. Andiamo qui, horizontal system analog channel, e andiamo a vedere la misura. Eccola qui, delta time accuracy using cursors, quindi è misura di intervalli di tempo usando i cursori. Questo è pari a più o meno time base accuracy per il valore letto, più o meno, quindi questo è un qualcosa che è percentuale in qualche modo del valore letto, più o meno un valore fisso 0,0016 per la larghezza dello schermo. La larghezza dello schermo è il fondoscala che sto utilizzando, tra virgolette, orizzontale, quindi è il time division per 10 divisioni, che è la larghezza dello schermo, più 100 picosecondi che tiene conto della, in qualche modo, della qualità del clock del nostro sistema. Il time base accuracy è questo, time base accuracy, che è 25 parti per milioni più 5 parti per milioni per ogni anno. Noi consideriamo un anno e quindi sono 30 parti per milioni. Okay? Quindi abbiamo 30 parti per milioni per il valore del valore letto, più 0,016 per lo screen width. Quindi fondamentalmente cosa ci serve per calcolare questa incertezza? Ci serve il time division per calcolare la larghezza dello schermo e poi il valore letto, che è quello che noi misureremo. Ok? C'è un incremento di incertezza legata al fatto se noi andiamo a fare misure su più canali. Se facciamo misure su più canali, eccolo qua, channel to channel, quindi sostanzialmente all'accuratezza dobbiamo aggiungere questo, nel caso in cui facciamo misure per esempio di sfasamento, comunque tra due canali, dobbiamo tener conto di questo contributo di incertezza aggiuntivo, di accuratezza aggiuntivo, legato al fatto che c'è la sincronizzazione tra i due canali. Che poi dipende dalle tecnologie che vengono utilizzate, se si utilizza la tecnologia multiplexing sui due canali oppure se ci sono due convertitori analogico digitali separati ma che comunque sono sincronizzati, quindi questa sincronizzazione potrebbe creare dei ritardi tra i due canali e quindi bisogna tener conto di un contributo di incertezza aggiuntivo. Bene, andiamo a fare quindi questa misura di frequenza. Ci riportiamo il nostro segnale in alto, lo guardiamo. La frequenza come la misuriamo? La frequenza noi possiamo fare misure di tempo, quindi dobbiamo misurare questa frequenza semplicemente misurando il periodo e poi facendo l'inverso del periodo.
Quindi cosa devo fare? Devo utilizzare i cursori verticali, perché vogliamo fare un giro di tempo. Torniamoci casomai questi cursori orizzontali, così ci danno, non ci danno fastidio. Ok, noi dobbiamo misurare questo tempo, ok? Allora, innanzitutto il periodo dove lo posso misurare? Beh, lo posso misurare in qualunque punto, cioè o lo misuro rispetto a questo valore qui, o lo misuro rispetto a questo valore qui, o rispetto a questo, cambia poco. Sempre periodo è. Però che cosa cambia? Cambia la pendenza del mio segnale, quindi cambia la mia capacità di discriminare il punto preciso dove devo andare a posizionare il cursore. Adesso questo è un segnale molto pulito, ma se fosse un segnale un po' sporco, con un po' di rumore sovrapposto, ovviamente in funzione della pendenza di questo segnale nel punto in cui vado a mettere il cursore, potrei avere delle problematiche di accuratezza del posizionamento. È lo stesso, diciamo, concetto applicato al trigger error del contatore elettronico. Quindi cosa si fa? Beh, si cerca, innanzitutto le misure si fanno nel passaggio per lo zero del mio segnale sinusoidale. Perché? Perché il passaggio per lo zero è il punto di flesso, quindi è il punto di massima pendenza. Seconda cosa faccio? Cerco innanzitutto di amplificare il più possibile verticalmente. Perché? Perché in questo modo rendo questi attraversamenti quanto più verticali possibili. Rendendoli verticali, che accade? Che vedo bene dove devo andare a posizionare il cursore. Terza cosa che faccio è cerco di far in modo che di far occupare a questo segnale, alla parte che io voglio misurare che è questa, no? Di fargli occupare tutta la larghezza del mio schermo, quindi di utilizzare tutto il fondo scala, diciamo così, orizzontale, tra virgolette il fondo scala orizzontale. In realtà quello che cosa sta accadendo? Sta accadendo che più zoomo questo, più sto aumentando la frequenza di campionamento sostanzialmente, e quindi visto che io poi questi tempi li misuro come numero di campioni per il tempo tra un campione e l'altro, e visto che posso sempre commettere in qualche modo un errore di più o meno un impulso, alla fine valgono gli stessi concetti del mio contatore elettronico. E quindi io cerco di zoomare il più possibile la misura per far sì che la grandezza che voglio misurare occupi tutto lo schermo, e cerco di amplificare il più possibile verticalmente in maniera tale da far sì che questi attraversamenti siano i più verticali possibili. A quel punto mi riprendo i miei cursori e verifico se li ho posizionati bene. Non so se si vede bene, ma questo per esempio non è perfettamente posizionato, quindi lo vado a posizionare bene. Questo anche forse un pochettino spostato. Ok, e a questo punto vado a prendermi il mio delta X, che è 35,75 microsecondi, e l'1 su delta X, che è 27,972 kHz. Ovviamente questo è solo un calcolo che ci dice che stiamo misurando circa 28 kHz, che è quello che abbiamo impostato. Noi quello che abbiamo misurato è il delta X, quindi prendiamo questo valore, che è quello che abbiamo misurato, è il periodo del mio segnale, ci prendiamo come impostazione il valore di time division, che è questo, ok? Questo valore qui, 3,7 microsecondi a divisione, e con questi due valori possiamo calcolare l'incertezza sul tempo, poi determinare la frequenza come 1 diviso il periodo, e poi determinare l'incertezza sulla frequenza propagando l'incertezza sulla misura del periodo, così ottenuto. E con questo abbiamo